Ganga, a Lanzarote nella doppia veste, skipper e tattico. Iniziamo a parlare del ruolo di skipper. Sei qui già da ormai una decina di giorni, hai seguito tutti quanti i lavori di preparazione della barca e c'è stato questo Greg, che è questo famosissimo boat painter che aveva già iniziato pitturando il Moro di Venezia, ha fatto diversi World 70, si è occupato di AFX Capital Racing Team. Come sono stati questi giorni? Insomma, c'era anche un po' di tensione nell'attendere l'uscita della barca dalla tenda. Sì, io ero particolarmente emozionato perché per me è un ruolo nuovo. Io di solito vado in barca come velista, adesso Massimo mi ha affidato questo ruolo di team manager, per cui diciamo era la prima volta che avevo questo ruolo qua. La squadra di questi ragazzi inglesi capitanata da Greg era una squadra formidabile, hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Gli ultimi giorni si sono fatti aiutare perché eravamo un po', non dico in ritardo, però volevamo mettere la barca in acqua prima possibile e abbiamo fatto amicizia, ci ha raccontato un po' di aneddoti bellissimi di quando hanno pitturato il Moro, di tutte le barche che hanno fatto, veramente persone molto competenti e alla fine la barca è venuta fuori, il lavoro che hanno fatto da fuori sembra bellissimo e veramente ho apprezzato ancora una volta la competenza di alcune maestranze che ci sono nel mondo della vela, che di alcuni lavori che io non so far bene, ma che è importante conoscere, perché nell'ottica di fare sempre cose più grandi, avere a disposizione gente così sicuramente può essere d'aiuto. Tutti lo sanno, ma noi lo ripetiamo, sei anche velaio, gestisci la veleria nord di Palermo, hai seguito tutta la procedura di stazza delle vele, cos'è cambiato quest'anno nella classe RC44? So che ci sarà una rada nuova per le regate di flotta. Sì, hanno praticamente da quest'anno si utilizzerà una rada con un roach più grande, abbastanza più grande, circa la penna della randa è 1,10 m in più rispetto all'anno scorso, mi pare. Però per i primi tre eventi di match race autorizzano ancora a usare le rande vecchie, praticamente utilizzeremo per il match race le rande vecchie, quelle con un roach più piccolo, e le regate in flotta già da subito la randa nuova. Per noi non è stato un grosso problema perché comunque abbiamo dovuto fare tutto il gioco di vele nuove, abbiamo ereditato da Mascalzone Latino delle vele vecchie, per cui utilizzeremo la vela vecchia per il match race e quelle nuove per la regata di flotta. È stato molto interessante perché il modo di misurare le rande è un po' diverso, la veleria nord di Carasco ha fatto un ottimo lavoro nella produzione delle vele, per cui non abbiamo avuto nessun problema a passare le stazze e insomma speriamo che le vele siano anche veloci. Avremo davanti una settimana di regate, sarà una settimana con ogni probabilità di vento teso, si parla di 20 nodi quasi tutti i giorni, forse un po' di calo nel weekend, vento che proverrà da nord, nord-est, e a quanto ne so io qui con il vento da nord-nord-est bisogna stare attenti perché insomma è una brezza instabile, un vento instabile. Sì, io non ho mai regatato qua, ma siamo venuti con Massimo in occasione del campionato del mondo a vedere gli altri che regatavano quando avevamo deciso di comprare la barca. Sì, il vento è molto rafficato e è una situazione difficile. Quando viene da nord è proprio acqua piatta, quando viene da nord-est monta un po' d'onda, ma non ne fa tantissima. Hai ragione che le previsioni sono di vento abbastanza sostenuto, ma prendiamo quello che arriva e siamo qua per divertirci ed imparare e far bene ovviamente, ma siamo umili e la cosa importante è imparare più velocemente possibile. Uno dei tuoi compiti è stato quello di creare il gruppo, so che comunque sono quasi tutti i ragazzi che hanno già regattato con l'X41, però sulla base di che cosa si costruisce il gruppo? Perché abbiamo parlato in questi giorni, mi dicevi, sicuramente è importantissima la capacità dell'atleta, ma ci sono anche altre cose che contano quando si deve costruire una squadra. Sì, dunque noi abbiamo creato questo concetto di base di Vela del Sud, per cui l'iniziativa è quella di attingere da più possibile da velisti siciliani, siamo io, Paletta, questo ragazzo giovane, Filippo Lamantia, che è il nostro tailor principale sull'X41, però è chiaro che in una classe come l'RC44 non ti puoi presentare con un equipaggio di gente assolutamente nuova perché non vai da nessuna parte, per cui ho chiesto a Lars di venire con noi, Lars lo conoscono tutti, è un bravissimo tailor di esperienza
non devo stare io a dirvelo. Poi c'è Matteo Aguadro a prua, che l'abbiamo scelto sia perché è un bravissimo prodiere di match race, che perché ha delle doti a prua che anche tutti queste conoscono. Su questa classe sono consentiti 4 professionisti più il comandante. Il comandante della barca, anche se professionista, conta da non professionista. In questo caso è Giuseppe Leonardi, Valenta. L'armatore deve stare a timone. C'è la possibilità di far timonare un professionista durante i match race, ma Massimo, e io a mio parere giustamente, ha assolutamente deciso di timonare lui perché si vuole divertire, e comunque il match race è un momento di allenamento, per cui anche se avremo delle enormi difficoltà perché il match race è uno sport diverso, sono certo che sarà propedeutico a Massimo per imparare il più velocemente possibile. Quindi noi, come quegli altri, ci risentiamo in corso d'opera, strada facendo. Alla grande, state con noi.